Il luogo in cui ci troviamo, la Tribuna del David, offre una spettacolare sintesi non soltanto della scultura di Michelangelo Buonarroti attraverso le statue dei prigioni, del San Matteo e della Pietà di Palestrina, culminando nel capolavoro del David, ma anche una antologia, si potrebbe così chiamare, della pittura del suo tempo, dimostrando quanto l'influenza di Michelangelo fosse stata fondamentale per gli artisti che lavorarono nel Cinquecento o appartenenti alle generazioni immediatamente successive. L'itinerario parte dalla Galleria dei Prigioni con i due profeti di Fra Bartolomeo, dipinti per la Cappella Billi della Santissima Annunziata, che mostrano come questo artista, Fra Bartolomeo della Porta, di ritorno da un viaggio a Roma, rimase particolarmente colpito dalla visione dei profeti della Sistina e da qui avesse poi trovato ispirazione per raffigurare i suoi due profeti con delle forme scultoree particolarmente accentuate, ispirate proprio alla pittura michelangiolesca. O ancora l'itinerario può continuare con il grande quadro con Venere, Amore di Pontormo, che di Michelangelo fu un grande stimatore e che godette della fiducia dello stesso maestro, tanto che il Buonarroti diede il suo disegno perché lo trasportasse poi su tela in questo dipinto che rappresenta la contrapposizione tra l'amor sacro, rappresentato appunto da Venere, e l'amore profano, incarnato da Eros. E nei due bracci laterali, a destra, guardando il David, sono esposte le opere di artisti appartenenti alla generazione successiva a Michelangelo, i quali realizzano opere cosiddette del filone manierista, quindi riflettono proprio lo stile di Michelangelo nelle torsioni, nell'enfasi data all'anatomia, nelle composizioni affollate, nella scelta di soggetti molto complessi, anche allegorie di difficile interpretazione, ma appunto legate a questo filone molto intellettuale dell'arte, come Carlo Portelli, che qui raffigura l'Immacolata Concezione, una complessa allegoria legata appunto al dogma della Madonna libera dal peccato originale. Nel braccio sinistro della tribuna sono invece esposte opere che riflettono sull'immediato i principi dettati dal clima post-conciliare, cioè dopo il Concilio di Trento, che portò la Chiesa Cattolica a richiedere agli artisti di esprimersi attraverso un linguaggio più immediato, più semplice e più diretto nei confronti dei fedeli, in modo che l'arte sacra venisse immediatamente recepita. Questa breve panoramica sulla pittura esposta in tribuna ci consente di capire quanto l'arte di Michelangelo possa essere non soltanto ammirata, come lo è da secoli in tutto il mondo, ma anche offra un modo per meditare su quanto l'eredità del grande genio del Buonarroti abbia avuto presa sull'arte del suo secolo attraverso molteplici filoni, un filone di ispirazione michelangiolesca come quello appunto della pittura della maniera, dei manieristi, e un filone invece di reazione incarnato dall'arte che discende direttamente dai principi esposti dalla Chiesa post-conciliare. Thank you.